Benvenuti ai telespettatori e benvenuto a Yuri Meri, nuovo sindaco di Treviglio. Buongiorno, buonasera. Grazie, sera. buongiorno. buongiorno. Eh, io vorrei darle del, del tu. Assolutamente. Come, come quando ci incontriamo normalmente. Allora, ma non... chiesto anche i dipendenti comunali, quindi ah, sì. non c'è problema. Ma non, è che non è che voglio fare una cosa così troppo amicale perché mh, meno seria, ma del tu perché eh, vorrei che il sindaco diventasse un po' più... facciamo un po' più di salotto tra amici. Meno rigidità istituzionale, allora, questa campagna è stata dura anche per noi e per tutti, cioè, c'è stata una tensione forte in questi, in questi mesi. Campagna che è durata moltissimo. Partita, io penso. È partita forse un anno se e mezzo. Braio, fa. Ah, beh. Se andiamo un anno indietro, e mezzo fa sì. se parliamo di, di Piazzassetti, eccetera. E poi vabbè, è finita bene per il nostro sindaco che è stato eletto e anche, io avevo previsto 53, ho sbagliato di quasi mezzo punto, esatto. <ride> in meno, però è andata bene. Beh, il primo impatto come è stato? Hai, hai avuto paura quella, quella, quella sera lì quando c'è stato lo spoglio o no? Ma più che paura no, diciamo che sicuramente c'era la percezione che non sarebbe stata una vittoria sicuramente nei termini del 60-40 ma 52-53 era il risultato che ci aspettavamo soprattutto eh, dopo l'ultima settimana diciamo che tra il primo turno e il ballottaggio c'è stata una fase abbastanza difficile soprattutto culminata con la chiusura degli apparentamenti che non sono stati ufficiali ma che insomma in qualche modo eh, ci sono stati quindi un indirizzo a sostenere Eric Molteni e quindi lì un attimo di difficoltà ovviamente, la percezione di essere soli contro tutti non fa mai piacere, poi però ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo mantenuto il nostro stile, siamo stati compatti e negli ultimi confronti e soprattutto la serata finale credo che si sia respirata davvero la differenza di entusiasmo, di solidità tra noi e loro che poi penso sia stata la nostra arma vincente. Ma i giornali, questo il Corriere, se non ricordo il Corriere o anche l'Eco hanno un po' commentato mh, a caldo che la vittoria di Urimeri a Treviglio e quella di Boldri, Bolandrini a Caravaggio è stata un po' una cosa inaspettata in generale, perché c'erano tutte le condizioni perché a Treviglio vincesse la sinistra e a Caravaggio vincesse la Lega. E invece c'è stato un po', dicono i giornali, ma io tutto sommato ci credo, sono convinto anch'io, una sorta di suicidio della sinistra e di Forza Italia a Treviglio e invece un suicidio della, non dico della Lega, di qualche personaggio della Lega, Caravaggio. Iuri cosa pensa? Ma io penso che a Treviglio sicuramente ci sia da, da dire che la sinistra, soprattutto non nell'ultimo periodo, ma nel periodo tra settembre e febbraio, quindi quello un po' più difficile per la nostra amministrazione, abbia perso eh, un treno e soprattutto abbia, per, abbia manifestato quella che è la sua caratteristica, cioè di palesare un'unità che in realtà non c'era, quindi troppi rancori, però io l'ho detto anche la sera della, della vittoria all'interno del comitato elettorale, eh, credo che oltre a parlare dei demeriti della sinistra bisogna sottolineare i meriti della mia coalizione, che sono nati da una parte dalla buona amministrazione che abbiamo garantito e dall'altra dal saper parlare alla gente lasciando da parte tutti quelli che sono i massimi sistemi ma, e i mega discorsi ma restando sullo specifico. Quindi diciamo. l'oggettività e l'obiettività dei trevigliesi hanno riconosciuto da parte nostra, l'ottimo lavoro fatto, una squadra che può garantire di governare. Eh, noi riteniamo di essere già operativi, siamo subito stati operativi e quindi credo che questa sia una garanzia per, per i cittadini. A Caravaggio purtroppo si è pagato da una parte sicuramente l'atteggiamento di Forza Italia e dall'altro purtroppo eh, Pirovano giustamente si è sentito tradito e diciamo che ha alzato un po' toni e questo l'ha sicuramente penalizzato perché il dato comunque parla chiaro, quindi la democrazia da questo punto di vista eh, non ammette molti sconti. Però Treviglio, guardando i voti che ha preso Laura Rossoni, che era l'altra probabile candidata, forse, forse avrebbe anche avuto la possibilità di mettere più in difficoltà il centrodestra? Ma io non lo, non lo so, nel senso che sicuramente eh, la, la scelta del PD, è stata valutata, ponderata eh, e sta già portando a grossi strascichi polemici, polemici perché insomma, è evidente la tensione che si respira. Laura è sicuramente una persona preparata, io credo che però noi ormai abbiamo vinto le elezioni, dobbiamo pensare solo ad amministrare. L'aspetto politico unico che riguarda il sottoscritto della sua coalizione è ovviamente quello di, di ricompattare il centrodestra, abbiamo teso una mano vediamo cosa farà Forza Italia, ma ripeto noi eh, da quando abbiamo vinto siamo impegnati soltanto a amministrare e riteniamo di essere da questo punto di vista una bella garanzia per i trevigliesi eh, vogliamo elencare gli assessori già scelti? ma gli assessori scelti ci sarà sostanzialmente continuità con la precedente amministrazione posso dire i nomi degli assessorati perché le, le, i nomi saranno poi resi Noti a breve, ci sarà l'assessorato alla persona, quindi i servizi sociali diventeranno la persona, compattando scuola, servizi sociali e pari opportunità, l'assessorato alla valorizzazione urbana, quindi patrimonio, edilizia e urbanistica, l'assessorato alla programmazione economica, l'assessorato allo sviluppo e all'innovazione. E eh, poi l'assessorato alla qualità della città, quindi i lavori pubblici non saranno più solo le opere, ma anche eh, la mobilità e tutto quello che riguarda ma la qualità della nostra città. L'edilizia privata? L'edilizia privata viene accorpata con la valorizzazione urbana, quindi diciamo il vecchio assessore dell'urbanistica eh, sotto questo nome, perché comunque valorizzazione urbana vuol dire che l'edilizia privata è sicuramente importante, ma anche la sinergia tra pubblico e privato ecco. deve diventare sempre più forte. Senti, io una cosa che mi ha turbato parecchio è il fatto che la, la mezzaluna, la zona sud di Treviglio, in questi 5 anni, 4 anni e mezzo che avete amministrato, non è, stata non è stato risolto il problema. Ti dico anche il perché. Io penso che vada una zona, vada identificata esattamente per quanto deve, deve essere costruito, in modo che chi arriva trova un luogo dove... Insediarsi, quella zona lì sarà quella, immagino, dedicata alle imprese tecnologicamente avanzate. Quello che vuoi, ma c'è la ferrovia, c'è la Brebemi, è un'area devastata, va recuperata. E invece, lasciarla lì così in sospeso è stata una cosa che mi ha messo a disagio. Cosa intendete fare? Ma in realtà, la Mezzaluna non è rimasta in sospeso perché, su una parte di Mezzaluna, esiste già una proposta di un piano attuativo che stiamo discutendo col privato e con la provincia. È chiaro che. Per noi, quella è l'unica area di espansione, ormai eh, chiaro, nel senso che tutto quello che è stato deliberato prima ovviamente troverà attuazione. Quella è l'area in cui anche l'industria, l'artigianato e i servizi possono trovare un'area un fertile eh, per l'espansione. Nella revisione del PGT intendiamo valorizzare questo aspetto, fermo restando che oggi gli strumenti urbanistici permettono anche, nel momento in cui il privato dovesse fare una proposta, al comune di intervenire. Eh, la giunta da questo punto ha, di vista ha molti più poteri. Sicuramente la pianificazione urbanistica passa anche per quell'area e non escludo anche un eh, incontro a breve tra eh, la ferrovia, la Stu e il Comune di Treviglio per valorizzare ulteriormente anche quell'area a sud della stazione perché ovviamente il polo fieristico è il punto di partenza ma tutta quell'area deve diventare un biglietto da visita importante, una zona di espansione. Nel contesto ovviamente del rispetto dell'ambiente, del territorio per quanto riguarda le attività industriali e soprattutto deve essere appunto pianificata e gestita perché non si può andare a macchie di leopardo. Senti, adesso nei giorni passati, avevamo intervistato voi prima delle elezioni, voi due candidati di Treviglio, abbiamo intervistato i candidati Cassano. Adesso passeranno uno dopo l'altro i sindaci locali, ma soprattutto mi interessavano il sindaco di Caravaggio e il sindaco di Cassano Darda e noi come redazione del diario ma anche come Città dell'Adda abbiamo l'ambizione di farvi incontrare tutti e tre, magari anche a pranzo, e gestire un po', capire un po' i problemi, perché voi non avete occasioni istituzionali di incontrarvi normalmente, o sbaglio? Ma io eh, ho convocato per settimana prossima i sindaci dell'area diciamo così omogenea, quella che potrebbe essere la futura omogenea della città di Treviglio perché credo che sia importante dare subito la disponibilità a sedersi. Sicuramente la vittoria di Bollandini a Caravaggio ovviamente cambia un po' gli scenari politici in campo, però, eh, ho già avuto modo di conoscerlo e di parlargli. Credo che su certi temi non ci possa essere questione di bandiere e bandiere di partiti. Con il sindaco Maviglia, Cassano, si era già intavolato un discorso anche legato al collegamento ciclopedonale. Quindi, credo che sia inevitabile che Cassano, Treviglio e Caravaggio si parlino. Da questo punto di vista, credo anche di poter dire che, al di là degli schieramenti politici, siamo tutte e tre persone di buon senso, tutte e tre persone eh, con le quali si può dialogare. Quindi, mi auguro che davvero poi questa percezione si trasformi anche in realtà e quindi poi in concretezza nel momento in cui si vanno a assumere decisioni che interessano Io tutto ti il territorio. posso testimoniare, essendo amico di, di tutti e tre voi, conoscendo Bolandrini da anche se giovane da molto tempo, abbiamo anche collaborato molto assieme. È una persona moderata, è molto appassionato del territorio, senz'altro si muove con spirito di servizio, per quanto sia su posizioni diverse dalle tue. Io penso che trovare, troverai un, una persona con la quale si può collaborare forse anche meglio del tuo collega di partito di prima ah questo non lo so te <ride> lo dico io <ride> allora senti hai ancora um, un po di un paio di minuti cos'è che mi vuoi raccontare cos'è che non ti ho fatto dire che avresti voglia raccontare bah, innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato perché davvero abbiamo fatto la differenza e soprattutto poi gli elettori. Con le persone che hanno condiviso con la campagna elettorale vogliamo continuare questo percorso. Ho già detto la sera delle, della vittoria che è un percorso che abbraccia tutti. Ho incontrato per primi i dipendenti comunali che credo siano un valore aggiunto dell'azione amministrativa del Comune, eh, incontrerò anche i rappresentanti della minoranza perché. Quello che credo davvero possa fare ulteriormente la differenza e quindi rendere la nostra città sempre più bella sia un po' anche stemperare i toni. La campagna elettorale è stata tosta, l'esito del voto ha anche cambiato molti equilibri in campo, ha anche tolto di scena alcuni personaggi e credo quindi che serva uno sforzo da parte di tutti per riportare poi la gente a votare, perché questo comunque è comunque rimasto un dato significativo, l'astensionismo. Saremo una giunta aperta, faremo le giunte itineranti, saremo nei quartieri, inizieremo dal quartiere della zona nord. Non sempre spero. Non sempre sicuramente, ah. però sicuramente eh, il contatto con le persone è stato quello che ci ha permesso di vincere le elezioni. Vogliamo mantenerlo e consolidarlo perché effettivamente poi abbiamo riscontrato grande fiducia, c'è grande attesa, tanta voglia di fare e sicuramente i primi passi che stiamo muovendo vanno in questa logica. 30 secondi su Pignatelli. A Pignatelli il, il Corriere ha titolato Che io voglio la testa. A me non interessa niente la testa di Pignatelli, non interessa... Niente, io voglio parlare a Forza Italia e i moderati che credo ci abbiano anche aiutato alla, nella vita delle elezioni è chiaro che se Forza Italia si presenta in consiglio comunale dando l'appoggio a Gianluca Pignatelli per noi sono loro che chiudono la porta la porta noi l'abbiamo sempre lasciata aperta se loro continuano a chiuderla poi è inevitabile che anche noi... Eh, ma qualche incarico così... Assolutamente... Ho visto già qualcuno che comincia a dire ah, che bravo, complimenti qualche incarico... No. Assolutamente nessun incarico nessun contentino, siamo siamo coerenti e quindi Gianluca Pignatelli non potrà mai avere nessun rapporto con la nostra amministrazione. Si chiude così, sono so senza parole. <ride> Grazie, Iuri. Complimenti e auguroni. In bocca al lupo. Grazie mille. Arrivederci.